Sindaco, che assai una giornata, diciamo, storica per Montevarchi, domenica scorsa e anche oggi con la consegna del trofeo all'Aquila Calcio, che rappresenta un orgoglio per la città di Montevarchi. Può che essere un orgoglio, un'emozione unica, naturalmente, perché ho più di 20 anni che non riuscivamo a tornare in Serie C. Poi, dopo un'annata così difficile legata alla pandemia, è stato veramente un regalo immenso. E dico grazie quindi in maniera particolare naturalmente alla squadra, una squadra di giovani appassionati che hanno dato l'anima, grazie ad un mister veramente speciale e grazie a tutta la dirigenza che ha creduto nell'Aquila, che in questi anni si è impegnata in prima persona per investire, per cercare di riportare Montevarchi dal punto di vista calcistico, appunto nel livello in cui meritava. Adesso parte una seconda fase fondamentale, indispensabile, questo è il compito del Comune. Ci eravamo già impegnati un anno fa nello stanziare 1,8 milioni per i lavori dello stadio. Adesso è finito il campionato, quindi possiamo partire in maniera rapida e fattiva per mettere in sicurezza definitivamente il Brilli Perri, ristrutturandolo ma mantenendo l'identità che è fondamentale per la nostra comunità, anche da un punto di vista strutturale, perché ha un'estetica unica, e stiamo lavorando alacremente da quando abbiamo saputo della possibilità, ormai certezza per fortuna, di passare in Serie C, di fare altri importanti investimenti con una cifra superiore a 400 mila euro, che riguarderanno il torrifarlo, la videosorveglianza, i seggiolini, quindi altri importanti adeguamenti, però indispensabili per poter giocare nel campionato di Serie C all'interno di questo stadio. Quando partiranno i lavori? I lavori partono già da lunedì, cominceranno a esserci appunto la cantierizzazione, poi massimo dal 28 partono i lavori con una doppia squadra per accelerare, perché la ditta ha possibilità di lavorare per i prossimi 9 mesi, ma noi tentiamo in tutti i modi di poter giocare nel Brilli Perri da novembre. Gli adeguamenti che dovremo fare anche legati alla Serie C purtroppo sono altri investimenti e tempi che partono da adesso per motivi logici, però cerchiamo appunto di fare il possibile. Abbiamo già fatto l'ennesimo incontro questa mattina con la ditta che ha vinto l'appalto per fare un lavoro con doppie squadre per permettere appunto di massimizzare i lavori e di permettere di restituire uno stadio a norma, adeguato e nuovo a quel punto ad una società che ci ha fatto sognare quest'anno e che ci darà grandi soddisfazioni anche il prossimo Ci anno. saranno lavori strutturali anche alle curve, alle gradinate, alle tribune? Assolutamente sì, perché come sapete questo stadio, come tutti più o meno gli stadi di provincia, sono la maggior parte in deroga. Noi abbiamo fatto questo stanziamento epocale proprio per mantenere la struttura particolare del Brilli Perri, la sua identità, la sua storia, ma mettendoli in sicurezza. Quindi intervento anche alle gradinate, intervento nelle curve, passeremo infatti ad una capienza che arriverà fino a 3.200 spettatori. Quindi ci sarà possibilità di essere numerosi il prossimo anno a tifare il Monte in Serie C.